Per rispettare l'ordine alfabetico inizierei dal dottor Luca Ferrioli, che è appunto responsabile funzione finanza del Fondo Pensioni per il personale carico. Prego, dottor Ferrioli. Sì, grazie Lorenzo e buongiorno a tutti. Sicuramente il 2022 è stato un anno caratterizzato da volatilità. In realtà lo era già l'anno precedente, infatti abbiamo analizzato nei mercati una certa continuità nella volatilità rispetto al 2021, soprattutto nei mercati azionari americani. Un aumento dell'ordine però dell'1-2% su quelli europei, con delle fiammate di volatilità nei mesi di febbraio, marzo e anche aprile, con ovviamente l'invasione russa in Ucraina. Infatti, se si guardano i valori del V-Stoxx, ha sfiorato in quel periodo circa 50 punti, per poi rientrare sotto i 20 nelle ultime rilevazioni. Quello che, la diversità, quello che è cambiato rispetto al 2021 è un netto aumento della volatilità nei mercati obbligazionari, soprattutto sulla componente tasso. Lo si diceva già prima, riguardo le perdite, l'attenzione che bisogna avere su questi mercati. L'aumento sappiamo benissimo a cosa è dovuto, in particolare al atteggiamento hawkish da parte delle banche centrali, sia quelle europee che la Fed. Nel nostro caso abbiamo rilevato il doppio della volatilità rispetto all'inizio anno. Un esempio è il portafoglio obbligazionario europeo è passato dal 3,7 al 6,8%, quello inflation linked addirittura dal 4,7 al 9,4% di volatilità. Un po' meno l'internazionale, che ha più diversificazione, pertanto è aumentato solo, tra virgolette, dell'80% rispetto ai valori di partenza del dicembre 2021. Tutto questo ha portato sostanzialmente un aumento di circa l'1% della volatilità dei nostri portafogli, quindi un aumento di rischio. E per farvi capire un po' i nostri portafogli, abbiamo il portafoglio a prestazione definita che ha un peso della componente azionaria circa del 15%, la componente circa del 25% e ora hanno una volatilità che viaggia intorno al 6-7%, quindi valori molto più alti rispetto a quelli che avevamo ipotizzato, in fase di definizione di asset allocation strategica. Per noi il tema del contenimento della volatilità è un tema primario, perché si può dire che il fondo Cariplo ha costruito la propria politica di investimento sul rischio. Quindi partendo dalla volatilità obiettivo, definizione di rendimento e così via. Noi abbiamo una concezione di volatilità che è più allargata. Per noi tutti gli strumenti entrano a far parte della volatilità del portafoglio, compreso quelli che solitamente non vengono analizzati come investimenti alternativi e gli immobili, soprattutto nel nostro caso. Se considerassimo solo la volatilità come semplice misura di distanza del prezzo dal proprio valore medio, sicuramente per ridurre la volatilità e mantenere alto il livello di rendimento, basterebbe introdurre altri asset illiquidi in portafoglio. Però sappiamo che questo non risolve il problema, ridurrebbe probabilmente la volatilità matematicamente calcolata, ma non il rischio. È come se in questo periodo di festività, no? Ci chiedessimo come fare a non aumentare di peso e la risposta fosse ci pesiamo a fine marzo, quindi sarebbe un rimandare un problema. Noi crediamo che ci sia comunque una correlazione tra gli investimenti alternativi e il rischio degli investimenti liquidi del portafoglio. Tornando alla domanda su cosa abbiamo fatto e cosa faremo per il 2023, quello che abbiamo deciso di fare era nel nostro caso, nell'ultimo periodo, di non aumentare la presenza di FIA in portafoglio, che già abbiamo. Però noi rispetto a molti altri fondi pensione siamo un fondo chiuso, quindi abbiamo una duration, più limitata degli altri. Abbiamo inizialmente rinforzato il sistema dei controlli, il sistema dei rischi, non controllando solitamente le performance più statiche, dai rendimenti a rischi a un anno, insomma, allungando l'orizzonte, ma vedendo come si evolveva la redditività del fondo, in finestre rolling, per capire quanto ci stavamo spostando dall'obiettivo che abbiamo di medio-lungo termine. E poi,
analizziamo le concentrazioni e i fattori che possono essere fattori di rischio che possono esporre il fondo pensione a, diciamo, altri ulteriori rischi e, diciamo, non avere dei benefici in termini di rendimento. Quindi questo è il primo aspetto che abbiamo subito toccato. Il secondo punto è che, avendo a disposizione un buffer di liquidità, l'abbiamo mantenuta nei primi mesi dell'anno, conseguente alla vendita di alcuni immobili, e abbiamo reinvestito in strumenti obbligazionari solo negli ultimi 2 mesi. Ma, diciamo, l'aspetto più importante, l'intervento più importante che il Consiglio di amministrazione del Fondo ha deciso di porre in essere è sicuramente la revisione anticipata dell'asset allocation strategica. Noi abbiamo un asset allocation che scadeva a dicembre 2023, considerando il piano di revisione triennale. Abbiamo deciso di anticipare di un anno, la revisione, perché, come dicevate voi stessi nella domanda, i fattori esogeni che hanno portato a rivedere i piani di rendimento e di rischio sono completamente variati. Noi, quando avevamo impostato la nostra asset allocation, avevamo un'inflazione addirittura negativa in Europa, sull'1% negli Stati Uniti, ora siamo al 10% e all'8%. I tassi erano a zero, se non negativi, in Europa, e poco superiore allo zero negli Stati Uniti. Ora si diceva abbiamo livelli che, diciamo, vanno a sfiorare il 4%, stati anche superiori nei decennali. Quindi il mondo è cambiato, dobbiamo far fronte con dei nuovi livelli di rischio, quindi di volatilità più alta. Per forza di cose dobbiamo avere degli obiettivi di rendimento superiori, e anche per far fronte all'inflazione. Ovviamente non possiamo fare ipotesi di rendimento sui livelli attuali di inflazione, dovremmo aspettare un contenimento di questa, altrimenti significherebbe puntare a dei rendimenti del 12% che sono annuali, che sono impensabili, con un budget di rischio limitato. E la sfida sarà proprio questa: cercare di ristrutturare il portafoglio con le nuove condizioni e cercare di aumentare il rendimento sulle asset class più diffuse che abbiamo già attualmente in portafoglio. Vedremo di ribilanciarle e valuteremo nelle prossime settimane, perché è un lavoro che stiamo facendo proprio ora, se è il caso di introdurne di nuove. Ecco, questo però è allo studio e non dobbiamo aumentare. Grazie mille.